sono due isolati. Sbrigati, me. Non voglio morire per strada. No, tieni duro. Non fare scherzi. Non sono un angelo, io. Il principe. I nostri figli. Ma tu non hai figli, Elena. Non hai nessuno. I nostri figli. Devo dirne qualcuno. Ce la farai. Il principe. Resisti. Il principe. Coraggio, ancora due isolati e siamo in ospedale. I nostri figli. Elena! Elena! Coraggio, Elena! Ecco la sua lettera. Quando mi ha lasciato? Quando li ho lasciati? Ma no, non hai lasciato nessuno. Andiamo, sono solo due isolati per l'ospedale. Elena, Elena, che cosa vuoi che faccia con questa lettera? Elena, ti prego. Elena. Elena. Sto scrivendo una storia. È una specie di favola. E appena l'avrò finita la porterò da un editore. Chi vuoi che compri una favola? Farai meglio a scrivere sul manzo. Senti, Bess, la mia vita, la tua vita, tutte le nostre vite non hanno senso, sono sprecate. Invece sento che questa storia mi tirerà fuori dall'immondezzaio. Le persone faranno a gara per starmi vicino, diranno: quella ragazza ha le palle, cerchiamo di frequentarla. Causa del decesso, polmonite. Niente nome, niente cognome, niente occupazione. Ehi, hey, Harold, vieni un momento. Scusa, Sonia, purtroppo devo andare. Ne parliamo stasera. Dobbiamo fare l'autopsia del numero 16. Dacci una mano, per favore. È un caso urgente, c'è di mezzo la polizia federale. Basta, non ne voglio più sapere. È inutile che continui a telefonarmi. Non abbiamo più niente da dirci. Non so più come. Senti, Henry. Vorrei offrirti una cena per aver riparato la macchina dei miei. Guarda, senza il tuo aiuto io non so davvero come avrei fatto. Non devi sentirti. Ehi! Potremmo vederci questo mercoledì. È la sera libera delle ragazze, sai? Quella bionda e quella cameriera, Anna. L'hai mai vista? Io sogno sempre di toccarla. È un'ossessione. Ehi! Guarda che se non ti reggi ti schianto. Dicevi qualcosa? No. Che c'è? Ti faccio ridere. Vediamo come ridi. Ma che diavolo avete? Perché siete così incivili? No, lasciatemi stare. La cameriera, Dio, cosa non darei per vederla nuda, senza niente, nella mia camera. Non la toccherei neanche. Starei lì a guardarla. Ascolta, io non ho detto niente, vero? Eh? Oh, lascia perdere, una massa di bastardi lobotomizzati. Comunque io non ho detto niente, vero, Russell? E che cosa avresti dovuto dire? Senti, dopo cena ci fermeremo da mia sorella. Ha chiesto proprio di te. Te lo sei inventato. Oh, vedrai se non è vero, dopo cena andiamo da lei. Non posso, Russ. Il giovedì devo aprire presto per mio padre. Beverly non ti chiede mai di me, lo so. Che cosa ha detto? Andiamo, è la mia fermata. Dai, accompagnami. Stasera no, Russ. D'accordo, allora sabato, ok? Tu, mia sorella e il sottoscritto alla villa. Alle 6:30. Ti telefono, eh? Henry, tu non sei così popolare. Oh no, al liceo ero popolarissimo invece. Assorbivo l'odio dei compagni. Sei schizzoide. Hey, dove stai? 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 Dove
Un po' di jogging, Petosa? No. Non raccontare sì, storie jogging. Al tuo bambino, non è una scusa. Ma che cosa dovevo fare? Non ho nessuno a cui lasciarlo. I Pelle Rossa se lo sistemavano sulle spalle senza fare tante storie. Che mi tocca sentire? Che mi tocca sentire? Ehi, con chi stai parlando? Con nessuno. Io stavo parlando senti, con te. Senti, in qualche modo sistemerò le cose, ma adesso beh, entriamo. Sbrigati allora, devo andare a dormire. Le rane sono tornate a casa, si sono sistemate e sono al lavoro. Anche gli uccelli sono tornati. Il trifoglio è caldo e abbondante. Riceverai la mia lettera il 17. Rispondi, o meglio ancora, vieni da me. La tua... Pronto? Pronto? Dica chi è, per favore. Chi la cerca? Ciao, Beth. Ciao, Matt. C'è stata una svendita di casalinghi. Ho comprato due schiacciapatate. Uno te lo regalo. Grazie, Mel. Senti, vuoi che ti faccia vedere come funziona? Beh, veramente sto aspettando una telefonata importante. Oh, da un'amica voglio sperare. Non dal fidanzato. Tu non hai un fidanzato. E lei continua a non capirli. Ciao. È la prima volta che vieni. Un caffè. Sì, hai ragione. Mi dispiace, ma stando seduto qui da solo sul sedile posteriore. Abbi cura tu dei nostri figli. Ci saranno $200,000 depositati in un conto fiduciario anonimo.
Spegnila, per favore. Non siamo in biblioteca. Voglio un po' di musica. Io ho detto di spegnerla, per favore. Che diavolo c'è in quello schifo di libro? Che ci fai coi libri? Si legge quando si va in chiesa o quando si va al cesso, se no è tempo sprecato. E poi dobbiamo decidere quello che dobbiamo fare quando arriveremo. Ehi, fermo, sei impazzito! Mi rompi la radio! Quando saremo lì, Richie, ci comporteremo da gentiluomini. Se Dandridge dà un ordine, noi lo eseguiremo, perché è importante dargli una buona impressione. Uno di noi resterà vicino a lui quando il signor Paris avrà bisogno di essere riaccompagnato. Ricordati, è estremamente importante far colpo sul signor Paris, perché il signor Paris è il boss. Giuro che uno di questi giorni ti ammazzo, Freddy. Creperai come un maiale, non te ne accorgerai. Vedrai se non lo faccio. Ah, sì? Intanto concentrati sul lavoro di oggi, o sarà il tuo ultimo incarico. L'avevo appena rubato quello stereo. Maledizione. Uno di questi giorni, vero, Richie? Sì, esatto. Hai qualcosa da darci? Togliti dai piedi, lurido pezzente. Vattene via. In ritardo. Già, hai ragione, amico. Non succederà più. Sì, signori, un tavolo. Ciao, per... Eddie, come stai, vecchio mio? Ho avuto un'idea grandiosa. Perché non ci dai il tavolo migliore e ci offri il pranzo? Vado a darmi una rinfrescata. Io prendo il goulash. Venite. Ehi, hey, bellezza, mi dai un assaggino? Richie, vieni a sederti. Eccomi. Eddie, quella cameriera lì è ben carrozzata. È mia figlia Anna. Davvero? Beh, hai degli ottimi gusti. Anche se sei della razza sbagliata, voglio che ordini tu per me, perché saremo soci. Shirley. Sì, Eddie? Portaci un goulash, due tacchini teriyaki, un po' di vino rosso e la mia... La tua roba per lo stomaco. Oh, hai problemi allo stomaco, Eddie? Sta sì, tranquillo, è gas. Che... No, davvero. Io ho già una famiglia, non voglio averne un'altra. Veramente non è della famiglia che ti stavo parlando, ma di una protezione. Vedi, noi ti procuriamo tutto quello che ti serve per rendere i tuoi affari competitivi. E una volta alla settimana uno dei nostri passerà qui, giusto per assicurarsi che tutto fili liscio e che i nostri associati siano contenti. Ehi! State cercando di fare a pezzi mio padre, non è così? Per voi questo è solo un gioco, vero? La vita è un gioco per giocatori senza regole, come gli affari. Gli affari? Criminali comuni che fanno fortuna. E dietro ogni fortuna c'è un criminale. Quanti anni hai? Qui dentro abbiamo una pistola. Oh, sì. Io direi che ce ne sono almeno 4. Sì, ma io so come usarla. L'hai mai usata per uccidere qualcuno? Perché di questo si tratta. Quindi lascia che il gioco continui, intesi? Allora, salute. Salute. Oddio, una protezione. Pensa che siamo i tuoi archi d'oro, Eddie. Non perdi mai un'occasione per stare zitto, RG. Mi è piaciuta. Bene, Eddie, goditi il tuo pranzo. Ma non dovevamo mangiare. Io e te dobbiamo fare due chiacchiere. Richie? Sì? Richie. Tu abiti in questa zona? Abito dall'altro lato della città. Ottimo, questo è un vantaggio. La metteremo sul tuo giro di consegne, poi ne riparliamo. Giro di consegne? Virgil, come faccio a portare il signor Paris se ho un giro di consegne? Richie, non è il momento di farsi prendere dal panico.
vedi? Mi è piaciuto come hai zittito la cameriera. E anche la battuta "non perdi mai un'occasione per stare zitto" è stata grandiosa. Nessuno mi prende in giro! Nessuno, pezzo di merda! Ora ti lascio, devo andare a casa. Tu avrai tante cose a cui pensare. Non hai scelta, devi imparare l'autodifesa. Perché senza autodifesa rischi di rimanere ucciso al primo attacco. Perché se non hai i mezzi giusti per l'autodifesa, quando meno te l'aspetti, assisterai alla tua morte. Ecco, lo vedi Santo quest'uomo? Santo cielo, addirittura. Il segreto è colpirlo alla giugola! Alla giugola! Alla giugola! Alla giugola! Alla giugola! E se non fosse sufficiente, ti dai una bella strezzatina all'osso del collo. Il che dovrebbe farlo stare tranquillo per un po', altrimenti gli stacca il naso! Con gli incisivi, ecco il mio terrificante bicipite. Grazie a questo riesco a fracassare un cranio. Il pericolo è dovunque, la minaccia è dovunque. Ti possono ferire o peggio. Dammi la borsetta! No, no, fermo! Mi lasci stare! Qualcuno mi aiuti! Signor Petosa? Sì? Può aprire la porta, per favore? Devo parlarle. Non le farò del male, la prego. Via, signor Petosa. Sono Rosy, del pian terreno. Sì, lo so. Su, apra la porta. Ecco, io stavo cenando, non può ripassare domani? No, domani no, è troppo tardi. Sì. Volevo chiederle. Carino il suo appartamento, le dispiace se entro un secondo? Io non. Da me non funziona il riscaldamento. Lei ha l'acqua calda. L'acqua calda? Sì. Ha anche un bel panorama, io vedo solo un muro di mattoni. Mi scusi, signorina Rivers. Rosy. Rosy. Detto da lei è più simpatico. Il mio amico sta. È influenzato e devo andare a dargli una mano, quindi. Quindi mi chiedevo. Oh, non fa che piangere, specie quando lo metto steso. Ma non le darà fastidio? Se c'è la TV accesa, dorme come un angioletto. No, ci vediamo scusi, tra un'ora. Aspetti un momento. Un'ora soltanto. No. Guardi, è un angioletto. Non lo so niente, non me ne intendo. Su, signor Petosa. Non si pentirà di questo favore, glielo prometto. A proposito, le sono cadute le mutande. Ciao cara, sono tornato. Freddy, che ne pensi? Tutta sguardo d'ambra o sguardo d'ambra e spuma di mare? Se non ti piacciono, le riporto indietro. Non si riporta indietro un complimento. Si chiama tenerezza di un momento. Ha un buon odore. No, no, il dipinto. L'hai pagato $600. D'accordo, lo riporto indietro. No, è carino, tienilo, tieni tutto. Dove sono le ragazze? Stanno dormendo. Stanno dormendo, ma che ora è? Oh,
Ha detto che è carino, Freddy, sei il migliore. Ah sì? Come fai a saperlo? Perché pensi che ti abbia sposato? Perché non andavo a letto con gli altri? Perché volevo il meglio. Questo è molto superficiale, Sharon, ma vero. Sai, dovremmo comprare due letti gemelli. Non sono più tanto piccole. Ho visto dei bei letti gemelli al centro commerciale. Tenerezza di un momento. Allora, sei stato bravo al lavoro oggi. Bambina, stai per far esplodere il bazooka dell'autista personale del signor Paris. Una promozione? Sì. Oh, è splendido. Freddy, sei perfetto. Oh. Sveglierai le ragazze. Così non dovrò spiegarglielo tra 10 anni. Sei perfetto, Freddy. Anche se quando sei solo vai in cerca di guai. Per la verità sono solo da quando avevo 12 anni. E non vado in cerca di guai. Hai avuto una vita dura. Niente famiglia, nessuno. Niente ricordi. Oh, Freddy. Ma io ti ho rimesso al mondo. Non è vero, amore? Sì, hai ragione, bambina. Prima di incontrare te ero solo un mezzo uomo, ma adesso è tutto cambiato. Tutto quanto. Tutto quanto. Anche il nostro indirizzo e la nostra bellissima casa. Freddy, non è rischioso, vero? Fare il suo autista. Ha importanza? Io non voglio che corri qualche pericolo. Allora non lo correrò. Salve, Rosy. Grazie del favore, signor Petosa. Oh, si figuri, nessun problema. Ah, attenzione, stavamo giocando. Io spero che non sia arrabbiata. Quando avremo più tempo la ripagherò come si deve. Oddio. Willy, dov'è mio padre? Sta là fuori a parlare con un tizio. Ehi, digli che ho fame. Va bene, faccia comodo. D'accordo, ci farò un pensierino e poi ne riparo. Per adesso grazie del consiglio. Arrivederci. Ehi, ti sanguina la mano, che ora è? Cosa? Non lo so. Io sì, è ora di pranzo. Ti piace l'anatra? L'anatra! L'anatra è il mio gallinaccio preferito, Harry, a parte il tacchino. Ah! Papà, devi smetterla di prendere queste vecchie carcasse. Non riusciamo a ricavarne neanche un pezzo utile. Ehi, è il mio lavoro, figliolo. L'insegna dice nazionali e estere, capisci? Io sono alle Nazioni Unite. Ehi, Willy! Va bene un po' di carne affumicata, rotolo d'aglio, crackers integrali e frittata di cipolline? E 3 dolcetti al cioccolato, anzi no, 2 dolcetti al cioccolato e 1 alla prugna. Vedi? Se tu fossi un dottore, saresti naufragato sullo stomaco di Willy. Tu che vuoi mangiare? Ehi! Che fai sabato? Vai a trovare tua madre? È il suo compleanno? Sì, lo so, voglio andarci questa domenica. Va bene. Senti, che ne diresti se vendessi questo nostro giardino di Allah? Cosa? Vendere l'officina? Sì, così io vado a stare in Florida.
e tu ti cerchi un lavoro. Un momento, non possiamo vendere questo posto. Già, è quello che continuo a dire ai tizi della banca che tu non sei d'accordo. La banca? Ehi, non c'è mica sotto qualcosa. La parola giusta è sopra, Henry. Qualcuno vuole costruire un bel palazzo sull'officina. La banca vorrebbe comprare. Da non sguazzarci, ma da galleggiare. Davvero? Mm-hmm. Insomma, se i soldi non crescono sugli alberi. Perché le banche hanno tante ramificazioni? Ehi, avete sentito? Diavolo, dell'incredibile. Ho detto la stessa battuta quando stavo a Cleveland prima che venisse al mondo. Ti ricordi Cleveland? È Detroit senza lo scintillio. Ad ogni modo, tu potresti viaggiare sul serio. Vedere quei posti lontani di cui raccogli le foto. E mandarmi un po' di cartoline in Florida. È questo che vuoi, papà? No, io voglio quello che vuoi tu, Henry. Tu sei ancora giovane. Hai anche il nome sull'insegna. Questa è la tua vita. Del resto, io ho già avuto il meglio dalla vita, figliolo, oltre al peggio. Ma quando mi alzo la mattina riesco ancora a contarmi tutte le ossa. Sono fortunato. Però non ti nascondo che quando ti guardo non sto tranquillo. Perché? Non devi preoccuparti per me. Freddy, i dissapori che hai con Ricci sono un brutto affare. Sorpreso che lo sappia? E io so tutto di voi altri. Se ho un problema, devo sistemarlo prima che mi blocchi. Insomma, nessuno si vuole suicidare, eh? Non voglio discuterne. Bravo, non discutere. Ricci invece sta sempre a discutere, sempre a fare questioni. E poi non sa quello che dice, parla a vanvera. Suo padre Ernie era come lui. Che non gli hanno sparato. Non è che ora Ricci vuole seguire le orme del padre. Già. Freddy, va giù per l'ottava strada. A proposito, ho saputo che sei orfano, che sei cresciuto in un orfanotrofio o roba del genere, che non hai conosciuto nemmeno i tuoi genitori, è così? Per lei è importante? Beh, come il fantino e il cavallo. Con Ricci conoscevo l'allenatore, Ernie, ma con te il tuo vecchio potrebbe essere stato un vigliacco. Ho solo l'ultimo risultato sul totalizzatore, che poi è tutto ciò che mi serve, ma questo resti tra noi, ok? Eh? Non è strano essere all'oscuro delle proprie origini? Ci sono dei vantaggi. Ah sì? Dimmene uno. Che cresci per te stesso. Hai sentito che razza di sentenza, Freddy? Sei leggendario! Direi piuttosto che sono un solitario. Eccola lì, la macelleria di Jaime, uno dei nostri clienti. Adoro avere dei clienti. Fa classe. Richiede un certo tatto. E Ricci non ha quel tatto. Uno di questi giorni Ricci scoprirà quello che avrebbe dovuto scoprire da tanto tempo. Ma sarà troppo tardi. E la cosa non avrà più alcun interesse, ok? Eh? Eh? Bene. E adesso vediamo quello che succede. Lì a sinistra c'è Villa Capri. Aspettati grossi guai e grossi grattacapi da quelli. Petose figlio. C'è Harry, sono Russell. Harry! Russell! Curtis. Ciao, Russell. Ehi, Henry, che ne dici di sabato sera? Sabato sera? Sì, io, te, mia sorella, Villa Capri, alle 6:30. D'accordo. Allora ci vediamo là. No, sta a sentire, Russell. Io sabato sera devo lavorare. Non è vero niente, Russell! Grazie, signor Petosa. Alle 6:30. E lascia stare questi maledetti pantaloni. Cosa c'è che non va? È personale. Te lo dico io cos'è personale.
Hai una ragazza che è la sorella del tuo migliore amico, un vero tesoro, e tu hai paura di lei. Ti do un consiglio, Harry. La castità è uno spreco. Sei molto divertente, grazie. La grazia è tutto quel che ha, e quella così poco mostra. Una cosa è riconoscerla, un'altra cosa è saperla apprezzare. E... pronto? Pronto? Insomma, perché non dice chi è? Insomma, smettetela! Ciao, Beth. Ciao, Mel. Ho due inviti per la finale di hockey sul ghiaccio. Vuoi venire? Ho già compagnia, Mel. Non è vero. Non vedo un'anima qui dentro. Ehi, ascolta. Hai mai creduto all'elettricità che si scambiano le persone? Voglio dire, non tutte le persone. Mi riferisco alle persone di questo palazzo. Harry, perché sei fatto così? Harry, lo so che sei da dentro, sento la televisione. Apri la porta, Harry. Ciao. Non ti do fastidio, Harry? No, stavo guardando la televisione. È un peccato, perché voglio darti fastidio. E guarda, hai un anello sull'alluce. Ho un'oretta prima che venga a prendermi il mio amico. Se uno si impegna, si possono fare tante cose interessanti in un'oretta. È vero, potrei prepararti dei sandwich, che so. Che ne dici di un po' di latte? Strano, hai le mani che odorano di violette. Sì, lo so, è che le lavo tante volte e si sporcano al lavoro. Non preoccuparti, non ti attacco niente io, a parte la smania di ricominciare. E adesso arriva il Ti senti meglio? Già te ne vai, ti ho preso del latte e dei biscotti. Red sarà qui da un momento all'altro. Siediti un minuto, voglio farti vedere una cosa. Conosci Leanne? Conosco un paio di Andy. Senti, perché devi andare con lui? Perché lui è il mio uomo. Volevo dire... insomma... cioè, perché devi... sì, continuare con quel lavoro? Il tipo di lavoro che ho appena fatto con te. Così, cioè, è così che consideri quello che è successo tra noi? Sei dolce. Un giorno farò anch'io la bella vita come tutti gli altri. Hai un sacco d'orologi. La bella vita?
stare in giro fino a tardi, uscire con strani uomini, e questa è la bella vita. È una vita rischiosa. Strani uomini come te, ad esempio? No. Perché dici questo? Dovunque lavorassi mi licenziavano sempre perché sono troppo attratta dagli uomini. Mi piace abbracciarli e farli eccitare. Sono anche brava, eh? Red dice che non dovrò battere in strada ancora per molto. Mi metterà in una casa con la protezione. Sì, proprio come una vera professionista. Dove si trova questo castello? E se ti rifiutassi di andare con lui? Con Red, voglio dire. Visto che noi due siamo praticamente fidanzati. Harry, sei il tipo che fa per me. Sei carino, mi piaci. Rosie, apri! Questo è Red, dannazione! Lascialo bussare finché vuole, resta con me, ho anche l'acqua calda. Dove sei, Rosie? Grazie ancora per il latte, glielo ricomprerò domani. Oh, sei tu, Red. Perché mi hai preso? Per un coglione qualsiasi che crede alle stronzate di una puttana. Ehi! Non devi toccarla, nemmeno con un dito. Non fa niente, non è successo niente. Rosie. No! Rosie! Pensi che sia tutto un gioco? No, ero andata. Pensi che ho voglia di scherzare? No, sentito, qui stiamo facendo sul serio, maledizione. Non possiamo permetterci. Che stavi facendo a casa di quelli invece? Ero andata a chiedergli un po' di latte per il bambino. Non è vero, sei una bugiarda. Sei impazzito. Via di qui. Perché l'hai fatto? Adesso quello m'ammazza. Non ci pensa due volte, non dovevi rischiarti. Red, scusa, è stato un incidente. Vieni che ti do una mano. Quel maledetto bambino. Non lo tocchiamo! Adesso basta, vattene, ti ho detto. Fuori di qui, fuori da casa mia, vattene. Che diavolo sta succedendo, Petone? Ha cominciato lui. Fermo! Fuori di qui, vattene, vattene! Piano, non posso camminare. Rosie! E ogni anno fino al giorno della mia morte verranno versati dall'avvocato Jerome Amner $200,000 su un conto fiduciario anonimo. Mi scusi, signorina Kirk, non capisco perché insiste a voler parlare solo con mio padre, tanto più che lui non la conosce affatto. Sì, è vero, neanche io lo conosco. Ma ha a che fare con questa storia che sto scrivendo. Sono una scrittrice, capisce? Sì, questo l'ha ripetuto due volte. Forse se mi permettesse di esaminare quella lettera a cui continua a riferirsi? Mi dispiace, ma non posso farlo. Mi dica almeno in che rapporti è col destinatario della lettera. Col destinatario? Ecco, sono la sua scrittrice personale. Cioè, sto scrivendo la sua storia. La sua biografia? Esatto. La sua biografa. E quindi vorrebbe negoziare il suo contratto? No. Voglio soltanto avere delle informazioni da Jerome Amner.
Lui sa di cosa sto parlando, non può aver dimenticato questo episodio. Signorina Kirk, mio padre è un professionista molto importante. Lo so. Si incontra ogni giorno con i dirigenti delle maggiori società. Sì, lo credo. In più alla veneranda età di 82 anni. Sul serio? Io sono qui a parlare con lei soltanto perché ha creato una gran confusione con il mio assistente. D'accordo. Allora la pregherei suo padre che si tratta di un conto fiduciario anonimo che fu aperto una trentina di anni fa da un europeo con un titolo nobiliare il cui nome di battesimo era Emmanuel. Inoltre gli dica che al di fuori del direttore di quella banca sono la sola a conoscere il nome in codice per accedere al conto. Secondo me si incazza se non l'avverte. Judith, sul ballatoio, il terzo da destra, secondo volume. Sì, papà. Adesso immagino che ci siano delle cose che io so e lei no e viceversa, naturalmente. Quindi se uniamo le nostre forze su questo caso e lei mi lascia la libertà di scoprire questa storia e di poterla scrivere e lei si prende tutto il suo tornaconto, non sarebbe un'idea malvagia. Ora, questo conte Emmanuel. Certo. Emmanuel. Ricordo benissimo. Banconote svizzera. Esatto, è lui. Ascolti, questo conte aveva lasciato l'ospedale. Ed era seduto sul sedile posteriore di una bella macchina, guidata da... Uno chauffeur. Esatto, da uno chauffeur. Beh, immagini come doveva sentirsi assediato, eppure solo su quel sedile posteriore. Non so se mi spiego. Unico deposito datato 23 settembre 1958 addirittura. $200,000. First Empire Bank. Guarda qua sotto. C'è un asterisco e un'annotazione. Sì. Sì, me lo ricordo. Un tipo molto dinamico, spavaldo. Morì subito dopo durante una corsa di auto. Che peccato. Un uomo così giovane. Lei si chiamava Elena. Era una ballerina. Ballava con la grazia di un cigno, diceva lui. Amavano scherzare su come sarebbero stati i loro figli, sebbene fosse rimasta incinta per errore. Elena non sapeva che lui era sposato in Europa. Io credo che impazzì quando ancora in ospedale venne a sapere che lui se n'era andato per sempre. Sicuramente non sospettava neanche di questo fondo di $200,000 che il conte aveva lasciato a lei e ai gemelli. Ora mi chiedo, che ne è stato dei gemelli? Chi sono diventati? Cosa fanno? E soprattutto quanto sanno? Se sanno qualcosa, ben inteso. Che storia, eh? Ce n'è almeno per un paio di libri, ma io posso fare dei progressi solo se lei con un paio di telefonate mi aiuta a partire con il piede giusto. Ecco qui. Il beneficiario di questo conto è Elena Erickson. Santo cielo, è davvero un portfolio notevole. E c'è anche il 10% di commissioni per lo studio legale. Gli interessi accumulati sono... Per cui, considerando fondamentale il suo intervento in questa vicenda, siamo disposti a condividere equamente con lei il 10% delle commissioni. Manca una firma al memorandum. Se ho ben capito, vengo pagata, giusto? Oh, è un sogno. E quant'è il 5% di 200.000 dollari? Il 5% di 200.000 dollari è 10.000 dollari, ma il conto vale molto di più perché deve considerare gli interessi accumulati. Prego, firmi. Volentieri. Cioè, quant'è? A quanto ammontano? A circa... 4 milioni di dollari. Hey, Bill. Oh, la ringrazio di essere venuto. Congratulazioni, conto su di voi. Puoi dirlo forte, Eddie. Un bel brindisi, ragazzi. Ciao. Salute. Salute. Magnifico. Avrei dovuto dirgli alle 5:30, così sarebbe arrivato alle 6:30. Eppure gliel'ho ripetuto 3 volte al telefono. Se non si ordina prima delle 7, non resta più niente da mangiare. Aspetta, scusa. Muoviti. Ah, eccolo lì. Santo cielo. Abbiamo quasi 5, meno di 4 minuti. Guarda il menù, scegli quello che vuoi. Ciao, l'autobus è arrivato tardi.
Ciao, Beverly. Ciao, Harry. Non potevi uscire prima di casa? Sono quasi le 7. Come va? Beh, più o meno come al solito, sebbene credo di essere cambiata un tantino dall'ultima volta che ti ho visto, ma ad ogni modo sono più o meno la stessa. Senti, dobbiamo ordinare. Quanto vorrei che Anna guardasse da questa parte. Tu come stai, Harry? Che è successo all'occhio? Una ferita. Sul lavoro? Eh? Il tuo occhio, Harry? O ti fa male qualche altra cosa? Allora, cosa volete? Io prendo spaghetti e polpette e una birra di radice con ghiaccio. Per lei? Un'insalata, per favore. Facciamo a metà col goulash. Certo. Facciamo a metà col goulash. Mm-hmm. Senza formaggio, per favore. Harry, gli spaghetti e le polpette sono la loro specialità. Non sì, li voglio, però io... va bene? Va bene. Un altro bicchiere di vino, per favore. Signore? Sì, anch'io prendo vino rosso. E quando hai cominciato? Io non ti ho mai visto bere vino. E lascialo in pace, che diavolo! Va bene. Detesto quella donna. Ecco perché volevo Anna. Non è per questo, Russell. Henry, tu hai visto Anna? Oh? Harry, come va tuo padre? E l'officina? Cosa? Ha ricevuto un'offerta per venderla. No, davvero? Sì. E lui si è rifiutato. Voglio dire, tu dove andresti? Che lavoro faresti? O gli hanno offerto parecchio? Sono tanti soldi come alla lotteria. Russell. Ha detto che dipendeva da me. E ti sei rifiutato anche tu. Russell, ti prego. Quando me l'ha chiesto la prima volta ho detto di no. È logico. Insomma, è un buon posto, clienti abituali. Mamma e papà vengono lì e poi è tutto quello che sai fare, Henry. Ma oggi stavo pensando di sì. Sì? Sì. Vorresti dire sì? Oggi stavo pensando di accettare. Ma che cosa farai, scusa? Papà pensa che dovrei viaggiare. Viaggiare? E perché dovresti viaggiare? Non l'hai mai fatto finora. Voglio dire, sei nato qui. Sono un sacco di soldi, non è così, Henry? Un sacco di soldi come quando si vince alla lotteria. Non sono moltissimi, ma abbastanza per papà per ritirarsi in Florida. Anche per te? Ma tu non puoi ancora ritirarti, Henry. Ho detto solo che ci stavo pensando, ok, Russell? Deve essere molto eccitante per te, vero? Ehi, hey, Eddie. Sembra ci sia il pienone, eh? Sono occupato, che diavolo siete venuti a fare? Che cosa vuoi dirmi? Che devo prendere un appuntamento, Eddie? Eh? Stiamo scherzando. Andiamo nel mio ufficio. Era ora. Non è niente. Non è nello stile di Anna. Ha molta più coordinazione in genere. Dici che riuscirà a parlarle? Aprirà la bocca, ma non dirà niente. La prossima volta fai quello che devi fare, hai capito? Non ci permetterà più di rivolgerti a me in quel modo. Non ci è piaciuto. Mi scusi, può dirmi dov'è la toilette degli uomini? Così hai un sacco di cose a cui pensare, Henry. Come me, del resto. Abbiamo un'età in cui si legge al di là delle apparenze. E a te che penso, Beverly? Non posso fare a meno di pensarti. Anch'io penso a te, Henry. Davvero? Non so fare altro, considerando l'ultima volta che ci siamo visti. È stato meraviglioso. Sono stata felice. Tu no. Vuoi scherzare? Per un mese ho rivissuto quel momento. Allora perché non mi hai chiamato, Henry? Almeno una volta.
Insomma, se ti è piaciuto quello che è successo, non avevi voglia di vedermi più spesso. Avrebbe avuto senso. Invece quello che hai fatto non ha alcun senso. Volevo telefonare a Beverly, è solo che... Non ha importanza. Adesso non ne ha più. Io... Ho come l'impressione di averti obbligato. Non del tutto, Harry. Insomma, ho partecipato anch'io in fin dei conti. Sei stato un po' aggressivo, è vero, ma non mi hai obbligato. È andata così. Avevo promesso a me stessa che non ti avrei difeso. Non inquietarti, Beverly. Avevo promesso di non difenderti. Ti prego, calmati, Beverly. Harry, noi abbiamo riso. Noi ci siamo toccati. E abbiamo fatto l'amore. E io ero come in paradiso. Ero tanto felice. Ma tu te ne sei andato di corsa e non mi hai più telefonato. Ero davvero così orribile, Harry. Ero davvero così orribile al punto di non volermi più vedere. Non so cosa dire, Beverly. C'è sempre questo maledetto tira e molla dentro di me. Non so come diavolo uscirne. Non so mai cosa fare, quindi non faccio niente. La sera torno semplicemente nella mia tana e lascio tutti i problemi fuori. Devi affrontare te stesso, Harry. Devi affrontare il tuo vero io. Tutti noi abbiamo un vero io. Nascosto, scoperto, ma ce l'abbiamo. Anch'io ho il mio vero io. È l'io che mi rende... La verità, Beverly, è che tutta la mia vita sembra che accada a mia insaputa. Probabilmente sei schizofrenico, Harry. Ci hai mai pensato? Schizofrenico, per favore. Sai, una doppia personalità. Ad esempio, stasera ti stai comportando in un modo strano. E ficcatelo bene in testa, hai capito? Non voglio ripeterlo più. Ma veramente i fatti erano diversi. Diversi un corno. È la verità. Ora sono cambiato. Fatti, li facciamo noi. Perché Dandridge non mi ha avvertito? Avrebbe dovuto telefonarmi. Lui non telefona a nessuno. Chi ha detto che deve telefonare? Non è obbligato, non è tenuto a telefonare. Lui manda noi altri. Noi passiamo a riscuotere, hai capito? E non vogliamo sentire storie. Pazzesco. Ho la sensazione che stia succedendo qualcosa. Come sarebbe a dire? Più tardi cercherò di parlare con Anna. Forse me lo dirà. Congratulazioni. No, non è quello, Beverly. È qualcosa di losco. È quello là, Henry. Ehi, quanto gli abbiamo spillato? $2,000. Ah. Certo che gli abbiamo tolto un peso a quell'idiota. Aspetta, voglio farti vedere quella cameriera. Ah già, quella di 15. Deve essere qui da qualche parte. Oh mio Dio. È Freddy. Freddy? Ehi. Non c'è nessun Freddy là dentro. Freddy il solitario. Ma eccolo, no, là. Ti confondi, ehi, non è Freddy, lui. Che fai? Che sei venuto a fare in questo Aspetta. Ristorante? Esci! Mi stai provocando? Cos'è, una gara? Cos'è da urlare in quel modo? Esci, se hai che coraggio. Strano. Sta indicando verso di noi. No, anzi, ad essere precisi, sta indicando te e urla. Sembra che ti conosca e che ce l'abbia con te. Stavolta ti faccio fuori, capito? Ricci! No. Io credo che siano dei gangster, Henry. Gangster? Ecco qui il goulash da dividere. Ecco gli spaghetti e l'insalata. Buon appetito. Che adesso basta, Ricci! Tutto il mondo! Ma che hai? Sei impazzito? Non sei soddisfatto? Quell'uomo ti sta dando la testa. Andiamo via, avanti. E non toccarmi. Andiamo. E questo è il grande guerriero. Una mente brillante. Che fa tutto il lavoro sporco per una persona lunatica. E quando realizza quello che sta facendo, si impegna ad assassinare il capo cattivo. Ma si fa catturare. E come punizione... Il capo cattivo, impazzito, costringe il grande guerriero a suicidarsi. Forza, è l'ora del bagno. Tesoro, ma non hai mangiato niente? Stai male? Sei vestito per andare al lavoro? Avevi detto che restavi a casa. Ho delle cose da fare per Der Führer. Per chi? Ah, vuoi dire il signor Perez? È questo il suo vero nome? Non chiederlo. Spero che ti tratti come si deve. Sei soddisfatto? Soddisfatto?
Lo sarei molto di più con $1,000,000 e il serbatoio pieno di benzina, ma resisto. Sono certa che gli vai a genio. Già, certo che gli vado a genio. Sono un ragazzo che piace. È vero, e non sei nemmeno cattivo, come dice la gente. Perché cosa dice la gente? Non aspettarmi in piedi. Oh, Freddy, sei il migliore. Le ragazze, domattina potrei venire con te al cimitero, Harry, se ti va. Sono veramente contenta di aver cenato con te, nonostante tutto. Non pensi che dovremmo rifletterci un attimo, in modo che domani possiamo parlarne con comodo? Io non voglio parlarne, Beverly. Ti preparo una cioccolata, Harry. Ti va una cioccolata? Obbligato. Non ti avevo reso felice. Certo che mi avevi reso felice, ma credevo che se fosse successo di nuovo saresti stato più tenero e non più aggressivo. Beh, sto diventando aggressivo, Beverly. Le cose mi stanno rendendo più aggressivo. Harry, sto semplicemente dicendo che se riesci a rilassarti, può durare a lungo. Allora ci vediamo domani a mezzogiorno alla metropolitana, d'accordo? E poi, la sera, sempre se sei d'accordo, potremo tornare qui e se vuoi ti cucino un po' d'arrosto. Henry. L'arrosto è la mia passione. Buonanotte, Beverly. Buonanotte, Harry. Grazie di tutto, ragazzi. Alla prossima volta. Teneteci il posto, eh? Vieni, Ralph. Dobbiamo parlare di questa storia di Freddy. Sta diventando una cosa insopportabile. No, dico seriamente. Me ne voglio occupare domattina stessa, perché ormai la tensione tra noi due sta crescendo sempre. Le mani intorno al collo. Le mie mani? Sì. Hai detto le mani. Oh, mi dispiace tanto. Vai scherzare. Ralph. Uno di questi giorni, RC. Uno di questi giorni. Freddy! No! Fermo, aspetta, no! Per te, mon cher. Sì? Mi farà piacere sapere che è fatta. Bene. Portalo qui per un drink. D'accordo. Oh, guarda, la borsa è in ribasso. Thank you.
State lontani, per favore. Che è successo? Oh, è un vero peccato. Dove si trova questo castello? Una competizione nel mio intuito con qualcosa che è nascosto in lei e appena sparisce, rimorso, io non la vedo più. Ricci era un po' pazzo, vero? Va bene, ma era anche stupido. E questo è un brutto affare. Ah. Come ti senti, Freddy il solitario? Da Dio. Adesso che diavolo c'entra Dio? Non era diversa da un'altra missione. Ricci ha esagerato e tu gli hai dato il ben servito. Quindi lascia fuori Dio da queste cose. Era rosso. Cosa? Cosa era rosso? Il ben servito era rosso e bagnato. Oh, splendido affare allora. Riceve una disponibilità liquida e questo è bene per gli affari. Splendido affare, esatto. Freddy mio, vuoi dei soldi? Virgil, un paio di centoni. Niente paga. Come hai detto? Niente paga, signor Parris. È stato un servizio pubblico. Servizio pubblico? Come i cartelli nel metro, niente fuoco alle foreste. Basta che arriva il messaggio. So che tu e tutti gli altri ricevete il messaggio chiaro e forte. Freddy mio? Messaggio chiaro e forte. Beviamo qualcosa. Ehi. Sono anni che nel metrò non c'è niente fuoco alle foreste. Lon, offri al nostro amico commediante qualcosa da bere da parte mia.
paese. Voglio dire a papà di vendere l'officina. Così avrà tutti i soldi che vuole. Io prenderò quello che resta e mi metterò a viaggiare. Vuoi lasciare la città, Harry? Sì. Così realizzerai il tuo sogno e sai già dove andare. Dovunque tu vorrai. Come? Sì, Beverly, voglio che tu venga con me. No. Mi dispiace, non è possibile, Harry. Lo sai. Tu dove vuoi andare, Beverly? Non devi tentare di convincermi. Non è giusto. Sì che lo è. Insomma, io sono l'io del tuo io, o quello che hai detto. Allora, dove vuoi andare, Beverly? Ecco, io ho sempre voluto andare in Irlanda e viaggiare in Europa e nello Sri Lanka e vorrei tanto vedere il Grand Canyon. Oh, il Grand Canyon, anch'io, sì, prima che lo distruggano. Allora cominceremo dal Grand Canyon, Beverly, e poi andremo in Europa e nello Sri Lanka e sulle Ande lungo tutte le loro 5.000 miglia. Sì, serio, Harry? Sono serissimo, Beverly. Abbiamo quell'età, come hai detto. È che non posso lasciare la città adesso. Perché non puoi? Non c'è alcuna via d'uscita. Ecco, c'è la mia promozione, la mia famiglia e sono... Dimmi la verità, che cosa ti spaventa? Ti spavento no, io? No, Harry, tu non mi spaventi affatto. Anzi, la cosa mi attira. D'accordo, va bene. Partiamo per la Terra del Fuoco stanotte, quindi... Ti andrebbe una fetta di torta? Ho fatto una cosa speciale, torta alle ciliegie. Che ne dici di partire domani? Sei il migliore, Freddy. Sei il migliore. Come fai a saperlo? Oh, sei il migliore per me. E questo è ciò che conta. Un giorno dipingerò il soffitto di rosso. Sì, un giorno. Un giorno, sempre un giorno. Ma di che stai parlando? Invece la cosa migliore sarebbe che io facessi una montagna di soldi e ce ne andassimo tutti via. $1,000,000 e il serbatoio pieno. Sì, esatto. Quando ce ne andiamo? E dove la mettiamo, la nostra bella casa modello? Per me è il modello sbagliato. Se vuoi, faccio le valigie stanotte stessa. Qual è la tua angoscia? Tu. Spaventato e solitario. Che cosa ti spaventa, Freddy? Non mi spaventa niente. Sono fiero di te. L'Europa è meravigliosa. Quando sarai lì, approfittane. Ehi, pensi che ogni volta che passerò vicino a un'officina, la mia macchina avrà nostalgia? Solo se glielo permetti, Harry. Diavolo, guarda qui. Ehi, Russell, che sei venuto a fare? Oggi ho finito prima. Salve, signor Petoso. Henry, devo dirti una cosa importante. Oh, fate pure, ragazzi. No, voglio parlarti in privato. Adesso. Scusa, io... Aspetta. Ecco qua. Te? Grazie. Succo d'arancia. Bene. E due fette di pane. Perché suo padre non chiama direttamente la polizia? Il fatto è che in passato ha avuto dei problemi con loro. In tutti i modi, Anna gli ha sentito dire al telefono che queste persone torneranno stasera, tanto per parlare. Quindi voglio essere presente, tanto per ascoltare. No! Chi te l'ha data? Ehi, siamo in America. Sì, ma cosa intendi farci, Russell? Intendo dare una mano a una persona che per me è molto importante. Per la prima volta nella mia vita. E se non fosse già una buona ragione, sono persone da eliminare. Tormentano e fanno prepotenze su gente come te e me, Harry, con la nostra dannatissima vita. L'hai detto tu stesso, che noi altri non facciamo mai niente di niente. Fino adesso.
Non con una pistola. Russell, non sto dicendo che voglio sparare. Voglio solo essere presente nel caso... Allora, sei con me stasera? Cosa? No! Non con un'arma! Io scommetto che lo faresti per Beverly. Sì? Ok, andiamo. Sì, ascolta papà, purtroppo non posso tornare nel pomeriggio, devo fare due o tre cose. Certo, tutto quello che vuoi, sta via anche domani. Sì, comprati un po' di cartine, capito? Scusa, adesso devo andare. Vado a scoraggiare nuovi affari. Ciao, figliolo! Ok, papà, ciao. Buona fortuna, signore. Convenzione del 30 di Atlantic City lo dà in ribasso per 3 giorni. Che ne dici, Freddy? Che è un affare. Allora di grazie. La ringrazio, signor Peris, per avermi invitato. Non essere spiritoso. Ho un incarico interessante per te. Voglio che tu faccia un po' di pulizia dopo la fine di Ricci, spianare situazioni imbarazzanti. Io manderei Ralph con te, ma quello ha dei problemi. Quindi vieni, Virgil, ma ascolta, amico, sei tu a dirigere la cosa. Vuole passarmi le consegne di Ricci? Che succede? Non ci senti? Perché? Che cazzo ti aspettavi? Di una cosa. Ti andrebbe una gomma, Freddy? Sì. Perché non scendi e te la vai a comprare? Mi scusi, il signor Petosa è qui. Là dentro, in ufficio. Ah, grazie. Cosa posso fare per lei? Il signor Petosa? In grasso e ossa. Sono Sonia Kirk, sono scrittrice. Lei scrive? Sì. Che coincidenza, io leggo. Ecco, sto scrivendo una storia in cui uno dei personaggi gestisce un'officina meccanica sul genere di questa e quindi mi chiedevo se potevo farle qualche domanda. Ma certo, venga, si accomodi nel mio ufficio. Posso inventare? Sì, se le va. Venga, venga. Tante persone non lo sanno, ma io ero nel mondo dello spettacolo, sa? Davvero? Sì, gli scrittori dovrebbero scrivere più storie sulle officine. Bene, prima mi dica qualcosa sulla sua famiglia. Quanti figli ha? C'è scritto e figlio, ce n'ho uno soltanto. Mia moglie è passata a miglior vita quando Henry aveva 8 anni. Capisco, mi dispiace. Allora chi assomiglia a Henry, a lei o a sua moglie? Vuole scherzare? Se entro in uno scantinato, i topi saltano sulle sedie. Oh, no. No, via. Harry è un bel ragazzo. Assomiglia a sua madre, ai suoi occhi, ai suoi capelli. Ma vede, la faccenda della stirpe risale ormai a tanti anni fa. E poi quando arriva nel... Cioè, è nel... Insomma, è nel sangue. Mm-hmm. Vede, signorina... Io, volendo, potrei raccontarle una storia che ha dell'incredibile. Sono curiosa di sentirla. Ma dico sul serio. Sarebbe un bestseller. Se solo la potessi raccontare. La racconti a me, signor Petosa. La racconti a me.
Sì, allora ho avuto l'occasione di conoscere un uomo in uno spettacolo. Era un giocoliere e sua moglie era un'acrobata e adottarono questo bambino, questo bambinetto. E questo frugoletto cresce, comincia a crescere. Anche gli altri acrobati avevano dei figli, solo che lui non riusciva a fare il giocoliere, non riusciva a volteggiare, così cadeva, insomma non ce la faceva. Comunque i suoi genitori l'amavano tanto, gli volevano bene, anche se non riuscirono mai a dirgli la verità, cioè che era stato adottato. E lui voleva sempre diventare un giocoliere o un acrobata. Ed era solo un ragazzo. Già, non ho trovato il coraggio di dirglielo. Avrei dovuto. Sì. Ma non è una storia di officina questa, no? Qual è la prossima domanda? Dai, aprila. Oh, Harry, è la cosa più bella che abbia mai visto. Grazie, Harry. Posso rivederti domani dopo il lavoro? Sì, certo. E dopo domani? Certo. E il giorno dopo ancora? Sì, Harry, ti amo tanto. E dopo lasceremo la città, ti prego. Non ancora. Henry, io amo. Io amo. Anch'io, Beverly. Devo vedermi con Russell. Ti va di passare più tardi? Vuoi dire stasera? Andrebbe bene? Sì, andrebbe più che bene, Harry. Un'occasione che non perderei mai. Senti, perché non fai le valigie? Potremmo andarcene stanotte. Ci vediamo stasera, eh? Beverly. Sì, ci vediamo più tardi. Che starà facendo lei? Diavolo, fa un freddo cane stasera. Ma noi ce ne stiamo al caltuccio qui dentro. Lascia che ti chieda una cosa. Per chi facevi l'autista prima di lavorare per noi? È quello che pensavo. Ma adesso sfoggi un bel vestito, non è così? Anche lei ha un bel vestito, Virgil. Oh, mi fa piacere. Davvero mi fa piacere. Molto carino da parte tua. Ma, Freddy, stai dicendo che forse potremmo essere uguali? È questo che hai intenzione di dire? Mi ricorda una cosa che ho sentito alla radio stamattina. Sai qualcosa sul giorno e la notte? Sì, l'equinozio d'autunno. Esatto, esatto. Si tratta proprio di quello. Equinozio. È quando la luce e il buio sono uguali. Sono gli affari! Sì, ho capito tutto quello che vuoi, ma non ti credo più. È inutile che cerchi di convincermi, io resto della adesso mia idea. Adesso finiscila! Henry, siediti. È mezz'ora che litiga con suo padre e si sentono perfino le grida.
Sa che sono qui, ma non mi ha rivolto la parola. Come se fossimo due estranei. Veramente siete due estranei? Ci hai mai pensato, Russell? Vuoi scherzare? L'altra sera mi ha praticamente baciato quando sono uscito dalla toilette. Smettila di prenderti in giro da solo. E a te come vanno le cose, tigre? Eh? Come va con mia sorella? Intendi portarla fuori? Non la porterò fuori, Russell. La porterò via. Voglio starle vicino tutta la vita, Russell. Io amo tua sorella. Probabilmente sto affrontando me stesso, come ha detto lei. È stata Beverly a dirti questo. Ero sicuro che un giorno mi sarebbe capitato qualcosa. O qualcosa di segno negativo che mi avrebbe distrutto per sempre, o qualcosa di segno positivo che mi avrebbe aiutato a fare quadrare tutta la mia confusione. Mia sorella Beverly ha fatto quadrare la tua confusione. E quando ha trovato il tempo? Ecco perché ce ne andremo via insieme. Tavolo per due? Non dobbiamo cenare. Eddie è qui intorno? Sì, è di là, sul retro. Che buon profumo. Perché non sgranocchia qualcosa, Virgil? Questo è molto gentile da parte tua, ma stasera non ho fame per niente. Beverly lascia la città. Non ci credo. È la verità, Russell. E prima ce ne andiamo e meglio è, perché le cose possono cambiare. Possono cambiare da un secondo all'altro. So tutto sui segni negativi e sui segni positivi, signor Petosa. Quando Anna finisce di lavorare, io l'accompagnerò a casa. E quando sarò là... Sì? Quando sarò là, entrerò nell'appartamento con lei. Che ne dici, eh? Non si fermano davanti a niente. Sono degli assassini, degli schifosi. Voglio sperare che stai parlando di qualcun altro, perché personalmente la prendo come un'offesa. Senti, perché non vai a farti fottere invece? Certo, è scoraggiante sentire delle parole così volgari uscire da una bocca così carina. Ehi, Virgil. Vada a incipriarsi il naso. È il mio turno, ricorda? È vero, l'avevo dimenticato. Siediti, Eddie. Anche tu. Scusa, vado a fare pipì. È meglio che lasci qui la pistola. Ehi, sono un ragazzo gentile, con o senza la pistola. Non lo fare, Henry. Henry, dammi quella pistola. Dammi quella pistola! Dammi quella pistola! Ridammela! Ridammela! Non farlo! Non farlo! Zitto! 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 Sta zitto! Russell, sta zitto! Qui il senso non c'entra. Niente ha senso. È come in natura. La foglia beve l'acqua. La cimice mangia la foglia. La rana mangia la cimice, gracida, e poi muore nell'acqua. È una specie di ruota. Niente ha mai avuto un significato. Scusala, stasera è nervosa. Si preoccupa per me, non te la prendere. Non succederà niente, Eddie. Te lo prometto. È uno di loro. Dammi la pistola, Henry. Non è nessuno di quelli che abbiamo visto l'altra sera. Chissà, quell'altro probabilmente è in vacanza. I gangster vanno sempre in vacanza. Dammi la pistola. Dammi la pistola, dammi la pistola, dammi la pistola! Con le prepotenze, avete chiuso! No, Russell! Larissa! Andiamo via! Ho il terrore di queste cose! Oh, maledizione, Virgil! Si sparano, scappiamo!
Anna! Figlia mia! Che hai fatto? Dobbiamo chiamare la polizia. No, niente polizia. La riporta a casa. Thank you.
Beverly! Fai le valigie, dobbiamo andare via! Perché tanta fretta? Cos'è successo? Tu stai bene? Dobbiamo andarcene, adesso! Si può sapere che sta succedendo? Harry, aspetta! Di chi è quella macchina? Beverly! Ehi, smettila di fare cazzo! Sei tu che devi smetterla! Harry! Harry, ti prego! Ti prego, parcheggia la macchina e vieni su a dirmi cos'è successo! Non lo so di preciso. So che devo andare via, Beverly. Ho visto qualcosa. Dobbiamo andare via subito! Non dargli retta. Quello ti rovina la vita. Ti prego, vieni su. Parcheggia la macchina. Ti chiamerò. O ti scriverò. Non lo so. Andiamo! No, Harry, ti prego, non mi lasciare. Ti prego, torna indietro, Harry, ti prego. Non mi lasciare, Harry, torna indietro. Sanno chi era l'uomo che hanno ucciso? L'uomo che assomigliava a Harry? Conoscono nome e indirizzo. Moglie e figlia. Sanno per chi lavorava, sanno quanto aveva in banca, il colore delle sue otturazioni. E che si mormora che è stato ucciso per legittima difesa. Legittima difesa? Sì, ma in realtà non sanno chi fosse. Pronto? Pronto, sono mamma. Posso venire da te? No. Sei sicura? Sto bene. Ti chiamo stasera. Va bene. Crede che si farà vivo, signorina Franks? Non lo so. Sono già passati 4 giorni. Non so se sarà capace di tornare in se stesso. Una parte di Henry si è spezzata. Una parte che ha bisogno di essere ricomposta. Già, per questo è importante che parli con me. Ci sono cose che deve sapere. Quali cose? Cose che lo aiuteranno a ritrovare la stabilità. Questioni di sangue. Come questioni di sangue? È difficile spiegarlo senza raccontarle tutta la storia. La racconti a lei. Lei lo ama. Una volta ha avuto l'opportunità di stare con lui. Però non l'ha accolta. Non è riuscita ad accettare che la vita può funzionare anche così. O forse non è riuscita a capire che era l'unica via d'uscita. Come fai a riconoscere queste cose quando capitano? Harry lo sentiva. Ma lei non si è fidata. Il modo in cui la vedo io è che tutta la vita è un impegno a cercare una sola cosa. E tutto il resto non è altro che il superfluo. Cosa prendi, figlio? E tu stai bene così? Vorrei un caffè, per favore. Hai mangiato abbastanza, vero? Ora chiediamo il conto. Ecco qui. Grazie. Adesso siamo pronti. Non vedo l'ora di abbracciare la nonna. Chissà come sarà contenta di vederti. Avete mangiato abbastanza? Saluto.
sicuro che non volete niente? Qualcosa che non va, signore? Thank you.
paese. Kane kane kasarete, wala ir koi daro.